La restaurazione e la gloriosa rivoluzione. Carlo II governò per 25 anni. Si dimostrò un re tollerante e cercò di evitare di riaprire i conflitti fra le confessioni religiose e fra le classi sociali. In questa sua politica, però, c'erano degli aspetti inquietanti. La tolleranza, estesa anche ai cattolici, sembrava un preludio al ritorno dell'Inghilterra all'interno della Chiesa Cattolica Romana. In politica estera, Carlo II confermò l'atto di navigazione e combatté altre due guerre contro l'Olanda. Ma questo ormai sembrava più un favore alla Francia che la continuazione delle lotte di Cromwell. Oltre la Manica, infatti, si era insediato Luigi XIV, il Re Sole, che sembrava intenzionato a riprendere la politica espansionista di Mazzarino e Richelieu. Il Parlamento reagì con una serie di provvedimenti che dimostravano come disapprovasse tale politica. Il Test Act, la legge di prova, stabiliva che per ottenere delle cariche pubbliche, anche elettive, si dovesse provare la propria fedeltà alla Chiesa anglicana. Di fatto, tale legge escludeva i cattolici dalla vita politica inglese. La seconda legge fu l'Habeas Corpus Act, che riconosceva compiutamente i diritti personali contro ogni arresto arbitrario. L'habeas corpus riportava in vigore alcune disposizioni dell'epoca della Magna Carta e stabiliva che chi veniva arrestato dalla polizia, e quindi da parte del governo, aveva il diritto di conoscere le accuse contro di lui e di essere ascoltato da un magistrato, che doveva convalidarne l'arresto. L'accusato, a quel punto, aveva il diritto di restare libero fino al processo, pagando una cauzione. Una somma come garanzia che si sarebbe presentato all'udienza. Quest'ultima disposizione garantiva però soltanto i più ricchi. Il problema più pressante della politica inglese stava nella successione al trono. Carlo II non aveva figli, solo un fratello, Giacomo, molto cattolico. Di fronte a questo problema, il Parlamento si spaccò. Alcuni parlamentari, detti Whig, volevano escludere Giacomo dalla successione. Altri, detti Tory, lo sostenevano. I Whig rappresentavano gli interessi economici della borghesia mercantile e dei proprietari agricoli più moderni. Religiosamente, erano dei puritani moderati, favorevoli alla tolleranza verso i dissidenti, ma non verso i cattolici. I Tories, invece, erano più legati al mondo feudale delle campagne e, religiosamente, erano legati alla Chiesa anglicana. Alla morte di Carlo II, Giacomo II in un primo momento fu accettato, ma rapidamente la sua politica filocattolica, filofrancese e assolutista venne allo scoperto, disgustando pure i Tories che l'avevano appoggiato. I Whigs, pur minoritari in Parlamento, offrirono la corona alla figlia protestante di Giacomo II e a suo marito, Guglielmo di Orange, Statolder di Olanda. Nel 1688 Guglielmo III sbarcò in Inghilterra e, senza combattere, mise in fuga Giacomo II, che fuggì in Francia. La dinastia Stuart era battuta per sempre. La breve campagna militare di Guglielmo e di sua moglie Maria fu detta la Gloriosa Rivoluzione. I due sovrani sottoscrissero immediatamente
il Bill of Rights, l'elenco dei diritti, che delimitava chiaramente i poteri del re e quelli del Parlamento. Il re nominava i ministri, guidava la politica estera, aveva il potere di veto sulle leggi e nominava i lord che formavano la Camera Alta. Poteva sciogliere la Camera Bassa, ma doveva riconvocarla entro breve tempo. Il re, inoltre, doveva informare il Parlamento delle sue decisioni più importanti. Il Parlamento veniva eletto ogni 3 anni, in seguito si portò a 5. Aveva il potere di approvare annualmente il bilancio e poteva incriminare i ministri del re. Inoltre, con l'Act of Settlement, la legge di successione, il Parlamento assegnò a se stesso l'ultima parola sulla successione al trono. Gli Stuart così erano definitivamente esclusi. Con tale legge, inoltre, la magistratura veniva resa indipendente dal governo. Il sistema giudiziario inglese si basava sui proprietari terrieri, che spesso erano giudici di pace nelle proprie terre, e sulle giurie. In tal modo il potere giudiziario veniva reso indipendente dal governo e quindi dal re. I parlamenti inglesi, inoltre, continuarono a concedere limitati finanziamenti al proprio governo, impedendogli di fatto di poter armare grandi eserciti, che avrebbero potuto essere utilizzati anche contro il Parlamento stesso. Nel 1714, essendo morti senza eredi Guglielmo e sua moglie Maria, e poi anche la sorella di lei, Anna, l'ultima degli Stuart, il Parlamento assegnò la corona ad un lontano parente tedesco, Giorgio I di Hannover. Giorgio I, capostipite degli attuali sovrani del Regno Unito, era capo di un piccolo stato tedesco. Non si curò molto del suo nuovo stato, ne ignorava pure la lingua. Lasciò la conduzione del paese ai politici Whig che lo avevano appoggiato. In tal modo il regime parlamentare inglese poté consolidarsi.